Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. La compagnia pronto impiego della Guardia di Finanza di Venezia, nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti, ha arrestato 3 spacciatori, 2 di nazionalità tunisina e 1 di nazionalità senegalese, e sequestrato oltre 2,5 kg di droga. Da inizio dicembre, nell'area del cosiddetto rione Piave a Mestre, sempre ad opera dei Baschi Verdi, sono stati denunciati per spaccio altri 2 soggetti di nazionalità tunisina trovati in possesso di 5 dosi di cocaina per un totale di 6,45 grammi circa e 580 euro in contanti, mentre sono stati segnalati alla locale prefettura 7 soggetti con il sequestro di oltre 20 grammi tra hashish e marijuana detenuti per uso personale. Ancora cronaca. Lo stabile ex asilo Sacro Cuore di Piazza Sant'Antonio a Marghera, che sarà oggetto di abbattimento totale e ricostruzione, è stato sottoposto ad uno sgombero da parte della Polizia Locale di Venezia nell'ambito del programma di rigenerazione urbana Oculus, un'operazione che consentirà di procedere, nelle prossime settimane, alla demolizione dello stabile. L'ULS 3 Serenissima infatti qui edificherà un nuovo centro atto a fornire prestazioni ambulatoriali, ospitare medici di base e generalmente prestazioni da distretto di comunità. Lo stabile era stato più volte sgomberato e messo in sicurezza dalla polizia locale e dalle ditte incaricate dall'ULS 3. All'interno dell'edificio in quest'ultima operazione è stato rintracciato un cittadino tunisino, la cui posizione sul territorio dello Stato è al vaglio dell'autorità di pubblica sicurezza. Il lunedì 11 dicembre il sostituto commissario Donato Montanarella ha lasciato il comando del distaccamento Polizia Stradale di San Donà di Piave per assumere quello della sottosezione Polizia Stradale di Milano Ovest. Un incarico questo che arriva all'apice della carriera professionale, particolarmente impegnativo ma anche di notevole rilievo e prestigio. A San Donà di Piave, Montanarella è intervenuto, tra le altre cose, in prima persona in occasione di gravi sinistri ed ha coordinato i controlli su strada contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, al fine di ridurre l'incidenza degli incidenti stradali. Il comando dell'ufficio era stato attribuito all'ispettore Michele Biancotto, già in servizio da oltre 20 anni presso il medesimo reparto. E concludiamo con una bella iniziativa di sport e solidarietà. Domanareier a Venezia promuove e aderisce all'iniziativa Raccolta Coperte, promossa da Tavolo Senza Dimora e Marginalità, composta da Comune di Venezia, Caritas San Vincenzo, Fondazione Casa dell'Ospitalità, Croce Verde, Croce Rossa, volontari della stazione di Mestre, comunità di Sant'Egidio, Emergency. In occasione della partita di sabato 23 dicembre alle ore 19:30 contro Brescia, in programma al Taliercio della prima squadra maschile, la società organizza insieme alla Casa dell'Ospitalità, che sarà presente all'ingresso superiore del Palasport, una raccolta di coperte e sacchi a pelo donati dai tifosi reierini che vorranno contribuire a scaldare l'inverno delle persone senza dimora. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.